Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio mostrare il mio svuota la spesa. Sono stata adesso all'Eurospin, era in realtà un bel po' che non andavo all'Eurospin perché c'era sempre molta fila. Oggi diciamo che è stata leggermente migliore, ma niente di che. Quindi vi faccio vedere tutto quello che ho comprato per una alimentazione sana, ma soprattutto tutto questo che vedrete mi durerà parecchio, penso più di 2 settimane, alcune cose e altre ovviamente meno. Quindi iniziamo. La zona carboidrati. Quindi abbiamo, ho trovato questi fusilli della linea Moessere Biologico e anche integrali, quindi li ho voluti prendere e insieme a questi anche le mie solite penne rigate. Sempre. Queste sono sempre integrali e mi piacciono tantissimo perché guardate, sono super super scure. Ho preso questi che sono dei crackers leggeri ogni tanto da stuzzicare e delle fette biscottate. Di solito le prendo integrali, non c'erano e quindi ci siamo accontentati di queste. Poi le mie amate, dove sono? Gallette di riso, devo dire che queste Eurospin sono buonissime di questo marchio, amo essere biologico, rispetto alle altre economiche, ovviamente. Poi ci sono quelle della Scotti che non le batte nessuno, però costano il doppio. Cioccolato fondente e non c'era quello al 90, ho preso questo. Poi ho preso il pan di segale, del riso basmati che io amo, delle tagliatelle, queste pronte in 3-4 minuti, in realtà da mangiare oggi a pranzo perché è tardissimo, e ho preso anche questi ravioli che sono una novità. Vi faccio vedere che ha pochissimi carboidrati per 100 grammi, quindi sono veramente felice. Ho preso poi la passata di pomodoro, io prendo questa qui perché è una polpa, mi piace tantissimo, ne ho presi due. Ora passiamo alle proteine perché ho veramente abbondato. Allora, ho preso, aspettate, come surgelati ho preso il filetto di tonno e il filetto di salmone. Questo qui tra l'altro ve lo consiglio perché ha pochissimi grassi, vi faccio vedere, eccoli. Cioè per 100 grammi ha 1,5 grammi di grassi. Ha tantissime proteine, quindi ve lo consiglio. Anche il tonno, come vedete, ha pochissimi grassi. Poi ho preso un po' di arrosto di petto di pollo e la bresaola che era in offerta ne ho prese tre. Io non mangio in realtà affettati, però bresaola e arrosto tacchino, petto di pollo di solito lo mangio. Poi ho preso il petto di pollo intero, il petto di tacchino arrosto, il cotto a dadini e questo ve lo consiglio perché vi faccio vedere. Come vedete a grassi siamo a posto e di solito lo uso quando devo fare una finta carbonara. Lo so, è assurdo da dire, però quando mi vengono le voglie bisogna un pochino adattarci quando si è a dieta, si sa. Poi ho preso il salmone affumicato, dei filetti di merluzzo surgelati, questi sono i migliori in assoluto secondo me, anche di quelli che costano di più. E secondo me i surgelati dell'Eurospin sono i migliori. Poi la ricotta fresca, questa qui ho cercato, oddio, quella con meno grassi e questa ne ha 6. Poi i miei fiocchi di latte ne ho presi due, tonno al naturale, lo prendo sempre al naturale perché quelli all'olio d'oliva sono veramente straricchi di grassi, invece così se volete potete aggiungere l'olio che volete. Un po' di albumi mi servivano, quindi per non tornare più e più volte ne ho presi un bel po'. E adesso passiamo alla frutta e alla verdura. Ok, passiamo. Ah no, scusate, mi sono persa. Avevo anche comprato, ho comprato 6 yogurt greco del 0% di grassi, che non mi avevo fatto vedere. Ok, passiamo alla frutta e alla verdura. Ho preso le fragoline, sperando che siano buone.
Poi la rucola, e vi consiglio di prendere queste cose qui. Adesso io le apro, non le voglio tenere in plastica perché si trovano dentro il cartone. Il cartone assorbe l'umidità, non me le fa marcire. La spinacina o spinacino. Poi qui ci sono due cetrioli, adesso che inizia a far caldo io li amo. Un avocado super, non so, acerbo, secondo me non diventerà mai maturo, adesso vediamo. Un mango perché ho troppa voglia di fare degli smoothie con il mango. Poi ho trovato in offerta 1 chilo di asparagi e li ho presi. Poi abbiamo i mirtilli, hanno fatto una nuova confezione, poi pomodorini, funghi champignon da surgelare, zucchine un bel po', e vi consiglio di lasciare le zucchine magari 3-4, io adesso ne ho prese poche in realtà, di solito ne prendo anche 10, le tagliuzzo e le metto al surgelatore, quelle che poi voglio utilizzare con il tempo senza dover comprare quelle già surgelate. Poi ho preso l'Aversa, cavolo verso che è buonissimo, e per finire la lattuga iceberg. E basta. Questa era tutta la mia spesa, spero che questo video vi sia piaciuto, a me piace tantissimo guardare dagli altri youtuber questa tipologia di video, quindi vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!